I dati sono la merce più richiesta del nuovo millennio. Vengono raccolti ed elaborati in massa per tracciare strategie di mercato, indirizzare i mezzi di informazione, predire avvenimenti futuri e, in diversi casi, controllare le nostre attività sul web. So, Adrianus, can you please tell me how important is data nowadays for us people working both inside and outside the internet? Data is horrendously important. You can't imagine how much. If I have enough data, I know and can predict what people are will be doing, what sites they will be visiting, what political affiliation they have, how much money they have to spend. And companies want it so bad because, well, one part is, of course, the advertising. Data basically gives us everything we need to do online. In questo preciso momento storico, se parliamo di dati, parliamo inevitabilmente di TikTok. TikTok è la piattaforma online forse più controversa degli ultimi anni. L'applicazione che ha rivoluzionato il nostro modo di intendere i social è stata scaricata 3 billions and billions and miliardi e mezzo di volte in tutto il mondo. Conta più di 1 miliardo di utenti attivi al mese ed è disponibile in 150 paesi e, sembrerebbe, essere la minaccia numero uno per la sicurezza su internet. L'Unione Europea ha recentemente imposto ai dipendenti di Consiglio, Commissione e Parlamento di disinstallarla. Anche 34 dei 50 stati federati americani hanno annunciato o emanato divieti per agenzie governative e lavoratori statali. In Montana nessuno potrà più scaricarla e utilizzarla dal 2024. Il motivo di questa apprensione? L'occhio orwelliano del Partito Comunista Cinese, che si starebbe servendo di TikTok per spiare e traviare il mondo intero. Ma cosa c'è di vero dietro questa accusa? Per approfondire al meglio l'intera faccenda, abbiamo chiesto manforte agli esperti di NordVPN, il migliore strumento per difendersi dai pericoli del web, che hanno deciso di sponsorizzare anche questo video dopo il documentario su Snowden pubblicato qualche mese fa. Quindi, com'è che una semplice applicazione è diventata una questione di politica internazionale? Prima di rispondere alla domanda, occorre fare qualche passo indietro e capire cos'è TikTok. Marzo 2012, Pechino. L'ingegnere 29enne del software, Zhang Yiming, e il suo ex compagno di stanza all'università di Tianjin, Liang Rubo, fondano ByteDance, società che dovrà occuparsi di sviluppare app per telefoni cellulari. Da ex dipendente di Microsoft, Zhang crede che per poter raggiungere il grande pubblico, un software debba essere, al contempo, facilmente accessibile, capace di attirare l'attenzione e soprattutto di pubblica utilità. E questa è l'origine di tutto. Ma c'è di più. In Cina, piattaforme come Facebook e YouTube non sono visitabili per via del cosiddetto Great Firewall, un insieme di censure applicate sui contenuti provenienti dall'estero e potenzialmente in contrasto con l'ideologia del Partito Comunista. Infatti, i social network più comuni del paese sono Sina Weibo, una sorta di Twitter, e WeChat, il corrispettivo del nostro WhatsApp. Anch'essi però sono posti sotto sorveglianza per mezzo di un sistema che attiene alla Golden Shield Project, una strategia di sicurezza nazionale implementata nel 2006 che serve a monitorare le reti domestiche. Technically speaking, how does a country actually censor the internet and block content that comes from outside? The easiest and fastest way is to block specific domains. If you go to a website or an app, then you get this domain name. And this domain name needs to be converted into an IP address because computers communicate over numbers, not over names. It's harder for countries to do that. That's why we get to the second method. If you have a certificate called a root certificate, it means your browser will trust it and you can act as a proxy between the requests of the website, the origin, and the browser. And as soon as you're a proxy, you can still block the content itself, saying, well, this page has these keywords and I want to block them. I don't want to people to show that. And the third way is blocking content by these IP addresses. These IP addresses are grouped in what's called AS numbers, autonomous system numbers. Amazon, Microsoft, or Google, they have multiple AS numbers for their IP ranges. So if the country blocks a specific AS number, you cannot reach any IP address in that AS number, in that group. This is a really brute force way of blocking content. And what about the Great Wall of China? Does it use one way more than others? It's a combination of all of these. And also, whenever I visit a website within China, the Great Firewall will try to ping me and figure out information about my system. Beh, niente internet. Rimangono pur sempre i buoni vecchi giornali.
Tuttavia, i cittadini cinesi stanno a mano perdendo l'abitudine di leggerli, preferiscono di gran lunga utilizzare i cellulari. Zhang allora ritiene sensato focalizzarsi sul mondo dell'informazione e creare un aggregatore di notizie, praticamente una rassegna stampa online. Ma non solo. Inizia così a sviluppare un algoritmo che possa personalizzare le notizie visibili da ogni singolo utente in base alle sue ricerche e inclinazioni. Sembra fantascienza, ma tramite l'apprendimento automatico, altresì detto machine learning, tocchi, commenti, swipe, pause e secondi passati a guardare un contenuto piuttosto che un altro contribuiscono a creare milioni di feed diversi tra loro. In a nutshell, what's the functioning of machine learning? Machine learning can take a lot of pieces of information, which they call labels, and these labels can pertain to anything of the products, like a color. Let's say you buy a green umbrella, a green bike, and a green car. And nowhere did you specify that green is one of your favorite colors. Well, machine learning sees that one of the aspects of all of these different products, which are completely different, is green. And then it can infer that, wow, products that are green probably have a better success rate than other colors. So it will help you to bring to the front more green products. Con queste premesse, nell'agosto del 2012, ByteDance lancia sul mercato cinese Toutiao. Letteralmente titoli, oggi la principale piattaforma di informazione in quel di Pechino, con più di 300 milioni di visitatori al mese. Eppure il prodotto di punta della ByteDance è un altro. E a questo punto vi aspettereste che vi dica parliamo di TikTok. Colpo di scena, perché TikTok in Cina non esiste. O meglio, esiste, ma in una versione un po' diversa. Nel settembre 2016, Zhang Yiming rese pubblica una nuova app, grazie alla quale gli utenti avrebbero potuto creare e diffondere video brevi, tali da esaurirsi in qualche rintocco d'orologio. Douyin, l'equivalente del nostro onomatopeico TikTok. La piattaforma fu dotata dello stesso algoritmo fautore del successo di Toutiao. ByteDance integrò poi un editor semplice e intuitivo che permettesse a chiunque di realizzare il proprio video breve e assaporare la fama in qualche settimana. Nell'arco di un singolo anno, Douyin raccolse 100 milioni di utenti, per la maggior parte giovani e giovanissimi. Il risultato spinse Zhang Yiming nel 2017 a espandere i propri orizzonti e creare una versione internazionale di Douyin, separata dall'originale ma provvista della stessa interfaccia. TikTok. Mancava un'ultima mossa. Qualcuno di voi ricorda Musical.ly, il social che permetteva di riprodurre musica in playback, far finta di cantare e creare balletti? Ecco, sul finire del 2017, ByteDance lo acquisì per 800 milioni di dollari e ne trasferì le funzioni sia su Douyin che su TikTok. Per concludere, nell'estate del 2018, gli account cinesi di Musical.ly migrarono forzatamente su Douyin. Quelle internazionali, invece, confluirono in TikTok. Era ufficialmente nata l'app più discussa del mondo, per come noi oggi la conosciamo. Centinaia di personaggi famosi, tra cui Jennifer Lopez, Justin Bieber e Arnold Schwarzenegger, sbarcarono sulla piattaforma. Le aziende cominciarono a imbastire le challenges, sfide divertenti, ironiche e replicabili da chiunque, promosse dai creator più famosi che, in cambio, guadagnavano chiaramente denaro. Infine, arrivò la pandemia a consacrare TikTok nell'Olimpo dei social media. In Italia, soltanto nel 2020, la punta di diamante di ByteDance ha registrato un incremento dell'utilizzo del 333%. Ora, potremmo star qui a parlare per ore di come TikTok si sia imposto sulla concorrenza per la generazione Z, tanto da spingere Instagram e YouTube a emularne il format video con Reel e Shorts. Ecco, il merito è sempre dell'algoritmo. Secondo uno studio della Brown University di Providence, Stati Uniti, lo scrollo compulsivo altro non sarebbe che l'effetto di un meccanismo di gratificazione innescato dalla continua visione di contenuti ogni volta più vicini ai nostri gusti, come se in qualche modo l'app ci conoscesse. E secondo voi, quanto ha impiegato una simile tecnologia a preoccupare le alte sfere di governi e istituti di sicurezza? Ben poco. Nel giugno del 2020, il Ministero dell'Elettronica e dell'Informatica di Nuova Delhi ha bandito definitivamente e su tutto il territorio nazionale TikTok e altre 59 applicazioni di origine cinese, in quanto, tra virgolette, minacce alla sovranità, all'integrità, alla difesa, alla sicurezza e all'ordine pubblico dello Stato. Ovviamente una mossa politica. In un battibaleno, così, TikTok aveva perso circa 200 milioni di utenti. In linea teorica, la misura varata dal gabinetto di Narendra Modi sarebbe stata una ritorsione, scatenata da un presunto attacco militare cinese in Kashmir, confine conteso da tempo tra i due giganti asiatici, e non solo, anche dal Pakistan.
Però la spiegazione del governo indiano ruotava sul fatto che le app cinesi, tra cui TikTok, stessero, tra virgolette, senza autorizzazione, rubando e sospettosamente trasmettendo i dati degli utenti al di fuori dell'India. Chi mastica la storia, la geopolitica e l'attualità sa che tra India e Cina non corre buon sangue. Ciò nonostante, il nemico giurato del dragone resta pur sempre lo zio Sam. Nel 2019 il Peterson Institute for International Economics di Washington DC aveva supposto che ByteDance stesse raccogliendo posizioni e dati biometrici dei cittadini americani tramite TikTok per poi cederli al Partito Comunista Cinese. Non a caso, a sole 2 settimane dal divieto imposto dall'India, nel luglio 2020 il segretario di Stato Mike Pompeo ha annunciato che la Casa Bianca stava valutando di bandire l'app dagli States. È seguito a ruota il presidente in persona, Donald Trump, che ha intimato a ByteDance di cedere la proprietà di TikTok a titolo definitivo, pena la cacciata dal territorio americano. Ricorderete il tentativo di acquisizione di Microsoft, poi fallito a settembre dello stesso anno? Alla fine, Oracle e Walmart si sono proposte come nuove compratrici, ma soltanto un mese e mezzo più tardi Donald Trump avrebbe perso le elezioni e il banco sarebbe saltato con l'ascesa di Joe Biden. Le posizioni di Trump hanno ricevuto molte critiche, tra cui quelle di voler istituire politiche commerciali protezionistiche a danno della Cina, anche per via della sua nota opposizione del gigante tech Huawei. We're looking at TikTok, we may be banning TikTok, we may be doing some other things or a couple of options. D'altronde, come nel caso indiano, non esistevano prove concrete che ByteDance stesse effettivamente spiando i cittadini statunitensi. Eppure, lo scorso 29 dicembre, l'amministrazione Biden ha approvato il No TikTok on Government Devices Act, che, come dal nome, proibisce TikTok su tutti i dispositivi appartenenti alle autorità federali. Inutile dire che questa mossa ha riacceso il dubbio che attualmente sta investendo tutto il mondo occidentale, e cioè usare TikTok è davvero rischioso? Procediamo per gradi. Innanzitutto, ByteDance è una compagnia privata, in nessun modo proprietà di Pechino. Tuttavia, secondo l'articolo 7 della legge nazionale sull'intelligence della Repubblica Popolare Cinese del 2017, il Partito Comunista può in qualsiasi circostanza costringere un'azienda a condividere con il governo le informazioni e i dati di cui dispone. In più, stando all'articolo 10, questo principio si applica anche qualora l'azienda in questione operi all'estero. Per farla semplice, Xi Jinping e soci impiegherebbero un nanosecondo per ottenere i dati degli utenti di TikTok sparsi per il globo. Come se non bastasse, una settimana prima che Biden limitasse l'uso di TikTok su tutti i dispositivi governativi, ByteDance ha licenziato 4 suoi dipendenti accusati di aver spiato tramite app le attività investigative portate avanti dai giornalisti di BuzzFeed, Financial Times e Forbes. Questi ultimi erano interessati a ottenere informazioni potenzialmente compromettenti sulla compagnia. Aspettate, quindi TikTok raccoglie i dati dei cittadini americani? Mi spiace deludervi, ma ogni singola applicazione che abbiamo sul nostro telefono raccoglie svariate informazioni, dal nome all'età, passando per interessi, preferenze d'acquisto. Questo accade tanto su Instagram e YouTube quanto su Amazon. How is it that social media applications collect data? What do they do with it? Is there a safe way to storage data? To start out with the last, no, there is not, because this data needs to be used all of the time and it needs to be processed, so you cannot store it in a vault. A social media app can learn a lot about you just from being an app. It has access to unprivileged sensors, like if the screen is on, off, whether it's face down, if you check your messages. All of these things can tell something about you. If you look at total nonsense content, because the social media app, of course, could classify the content, at 3 o'clock in the night, it could make you a somnambulist, somebody who has sleeplessness. Dunque, secondo il giornalista del Washington Post, Geoffrey Fowler, per l'utente medio, TikTok non sarebbe più pericoloso di Facebook. Se pensiamo al programma di sorveglianza di massa progettato da NCA e CIA, CIA, e svelato da Edward Snowden, è assurdo che siano proprio gli americani a fare la morale a ByteDance. Lo ha anche sottolineato Zhu Xusi, amministratore delegato di TikTok, che lo scorso marzo è stato convocato dal Congresso degli States a rispondere del presunto spionaggio portato avanti dalla Repubblica Popolare tramite l'app. L'interrogatorio avrebbe dovuto mettere alle strette la Cina. Al contrario, si è rivelato un ridicolo teatrino. L'apice dell'imbarazzo? Senza dubbio questo. So if I have a TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? It will have to access the network to get connections to the internet, if that's the question. Is it possible then that it could access other devices on that home Wi-Fi network? Okay, Boomer. Comunque, ammettiamo la possibilità che il Partito Comunista possa requisire i dati condivisi da TikTok tramite la legge nazionale sull'intelligence. Chi ci assicura che non potrebbe averlo già fatto per tutte le altre app, tra cui Gmail e Twitter, che hanno stretto accordi con le compagnie tech cinesi?
e deriva che bisognerebbe bandire qualsiasi social media. Forse, e dico forse, dietro all'ossessione per TikTok e alle innumerevoli limitazioni destinate a funzionari statali e sovranazionali, c'è un malcelato sentimento anticinese, da ricondurre alla rivalità tra Washington e Pechino. Perché, diciamocelo, ha davvero senso che gli States e i paesi europei si impegnino a bandire un'applicazione piuttosto che un'altra solo perché cinese? Replicando seppur in minima parte quel Great Firewall che torreggia davanti alle porte di Pechino? Oppure bisogna applicare una censura sistematica come il governo in India? Non sarebbe anche questa una limitazione della libertà di espressione di milioni di utenti che volontariamente pubblicano e visionano contenuti su una piattaforma? Al netto di tutte le problematiche correlate che indubbiamente sono da risolvere con adeguate regolamentazioni, allora qualsiasi tipo di censura online è sbagliata, che essa provenga dalla Cina, dagli Stati Uniti o da Novalandia. Ma per fortuna, se dovesse verificarsi un simile scenario, abbiamo una soluzione pronta all'uso. NordVPN, il migliore strumento per garantirvi la sicurezza online. NordVPN è una virtual private network, cioè una rete virtuale privata tramite la quale è possibile mascherare il nostro indirizzo IP, localizzare la nostra posizione in un'altra parte del mondo e quindi aggirare eventuali blocchi e censure. Supponiamo che il governo italiano, come paventato dal ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, applichi restrizioni simili a quelle sperimentate da altri stati europei per i dipendenti pubblici. Qualora si dovesse andare oltre, arrivando a toccare l'intera popolazione, sfruttare NordVPN sarebbe l'unico mezzo per accedere a TikTok dall'Italia in maniera non dissimile da quanto accaduto di recente con ChatGPT, oscurato per un mese a causa di alcune incertezze del garante della privacy. Perché scegliere proprio NordVPN? Per due motivazioni. La prima è Threat Protection. Proteggerà i vostri dati sensibili, come password e coordinate bancarie, bloccherà automaticamente pubblicità, tracker e malware. La seconda è Dark Web Monitor. Vi avviserà in caso di pericolosi data breach, in caso di far trapelare i vostri dati, consentendovi di correre ai ripari e modificare le vostre credenziali di accesso. Se volete affidarvi alla protezione offerta da NordVPN, trovate un link qui sotto in descrizione dove avrete accesso a uno sconto speciale per l'occasione. Ma torniamo a TikTok. Chiariamolo. Così come la posizione della Casa Bianca e degli Stati europei ci sembra ipocrita, allo stesso tempo ByteDance non va certo lodata, né tantomeno possiamo esimerci dallo schierarci in netto contrasto con la censura della Cina, non proprio una campionessa dei diritti umani. Giova ripetere che il nostro TikTok risulta inaccessibile ai cittadini cinesi. Quindi, come funziona Douyin, la sua app sorella che conta 600 milioni di utenti, cioè poco meno della metà dell'intera popolazione del paese, allo stesso identico modo. La differenza sta nei contenuti. In primis, TikTok e Douyin sono completamente separate. Significa che non troverete mai su una piattaforma i video che vengono condivisi sull'altra. Difatti, se su TikTok è estremamente comune imbattersi in un video breve di 15-60 secondi, Douyin è decisamente più votato alle live streaming. Vero, le dirette hanno preso piede anche su TikTok, ma su Douyin permettono a chi le sta guardando di effettuare acquisti lampo relativi ai prodotti che vengono mostrati a schermo dai creator. La seconda grande divergenza riguarda, come ovvio che sia, la propaganda statale del Partito Comunista. Secondo le linee guida di Douyin, l'app promuove i valori del socialismo e della cultura cinese e trasmette positività. Dunque vieta contenuti che danneggino o ridicolizzino l'immagine o gli interessi della Repubblica Popolare. Per citare alcuni esempi, è proibito parlare in maniera politica di Piazza Tiananmen, Hong Kong, Taiwan e Tibet. Do apps always have to adapt to national laws? The strict answer is no, because I could make an app and could not care less about any law at all. Se è vero che l'algoritmo arriva a conoscere gli interessi dell'utente, è altrettanto realistico credere che tematiche controverse come disturbi alimentari e psicologici possano occupare in misura maggiore il feed di chi è vulnerabile alle stesse. Vale a dire minorenni e persone che già hanno a che vedere con anoressia, bulimia o depressione. In sostanza, TikTok può impattare sulla vita delle persone, può influenzare la percezione della realtà dei più piccoli, ma questo in fin dei conti avviene in tutti i social, se proprio vogliamo essere completi a 360 gradi. Avrete poi sicuramente notato questo tipo di video su YouTube, il lato oscuro di TikTok, o come TikTok vi sta controllando. Questo appare nei canali stranieri. Ecco, la teoria che qui hanno tirato fuori è, come dire, peculiare. Lascia a voi se definirla corretta o errata, ed è questa. Siccome Douyin promuoverebbe contenuti educativi e invece TikTok favorirebbe video frivoli, è evidente che il Partito Comunista Cinese stia cercando, da una parte, di consapevolizzare i propri cittadini, e dall'altra, di instupidire il resto del mondo tramite il malvagio algoritmo. Lo dimostrerebbe anche il fatto che i moderatori di TikTok sarebbero in grado, tramite una funzione chiamata heating, di bypassare l'algoritmo ed esaltare determinati contenuti rispetto ad altri, e possibilmente alimentare la propaganda di Pechino in Occidente. Insomma, con questo mare magnum di informazioni è difficile farsi un'opinione imparziale, e quindi
proviamo a riassumere. Giusti i dubbi sulle intenzioni della Repubblica Popolare e giuste le preoccupazioni sul possibile spionaggio. Peccato soltanto che al momento non ne abbiamo le prove. E dato che non facciamo processi alle intenzioni... Ora, noi non abbiamo risposte né certezze da sbandierare. Invece che demonizzare TikTok, vi suggeriremmo di prenderlo per quello che è, ovvero un fenomeno sociale ben radicato. Un quarto degli utenti che bazzicano l'app ha meno di 20 anni e l'età della maggiore parte dei creator è compresa tra i 18 e i 24. Non ci vogliamo nascondere dietro un dito. Assuefazione, distaccamento dalla realtà e adescamento di minori sono rischi comuni su TikTok come su qualsiasi altro social network. I nostri sforzi dovrebbero concentrarsi sul capire perché la socialità virtuale si stia sostituendo a quella fisica. Naturale evoluzione o volontà di evadere almeno con la mente da un mondo che non è così fantastico come speriamo. Occorre imparare a navigare consapevolmente su internet, proteggere i nostri dati, discernere cosa è censura e cosa no, e agire di conseguenza. È per questo che esistono strumenti come ad esempio NordVPN. Sono passati 11 anni dalla nascita di ByteDance. Oggi Zhang Yiming è il secondo uomo più ricco in Cina e il 26esimo del mondo. Non è più amministratore delegato da novembre 2021, quando è stato sostituito da Liang Ruibo, ma ByteDance è ancora la startup che vale di più sulla faccia della Terra, 220 miliardi di dollari. SpaceX di Elon Musk al secondo posto ne vale solo 140. Sembra inutile dirlo, ma se pensate che tutto finirà con TikTok, vi sbagliate di grosso, perché c'è già un piano B. Si chiama Lemon 8. È un incrocio tra Instagram e Pinterest, è disponibile in Giappone, Regno Unito e States e sfrutta lo stesso algoritmo dell'app più odiata del mondo. A quando la prossima ondata di divieti? Nel frattempo mi raccomando, continuiamo a indignarci su Facebook e Instagram o Twitter, perché lì, tanto, la propaganda non arriva, vero?